Qui non si tratta di acquisti o vendite come il video della scorsa settimana, ma di alcune aziende da dividendo che sono sotto il mio radar. Aziende non per tutti, poco capitalizzate, ma che sono sane e con un bel dividendo ampiamente coperto. Bene, non vedo l'ora di parlartene, ma solo dopo la sigla. Ciao a tutti e bentornati sul canale, io come sempre sono Pasquale e questo è Io Risparmio, il canale del vostro amichevole risparmiatore ed investitore della porta accanto. Dividendi, 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 ma anche aziende poco capitalizzate o poco conosciute. Rischio elevato, dividendo elevato. D'altronde non potrebbe essere altrimenti. Come sempre ricordo che queste sono mie semplici opinioni personali e non sono consigli per gli acquisti o per la vendita, ma fanno parte della mia particolare percezione al rischio, della mia gestione del portafoglio e della mia gestione degli investimenti o, in generale, il mio stile di investimento. Per cui non investite o valutate di investire in queste azioni solo perché ne ho parlato io in questo video, ma prendete come sempre tutto con le pinze come un video prettamente didattico. Ricordate di fare sempre le vostre opportune valutazioni. Partiamo da St. Omer. St. Omer PLC è un'azienda chimica e fornitore di soluzioni polimeriche sostenibili a base di acqua. Il segmento degli elastomeri ad alte prestazioni dell'azienda è focalizzato sui mercati della sanità, della carta, dei tappeti e delle schiume attraverso i suoi prodotti in lattice e di gomma che viene chiamata nitrile butadiene NBR o lattice di gomma sirene butadiene SBR, che sono tutte a base di acqua. Poi è un altro segmento, il Functional Solution, che questo è focalizzato invece sui mercati dei rivestimenti, dell'edilizia, degli adesivi e dei tessuti tecnici attraverso i suoi prodotti in dispersione acrilica e vinilica a base sempre di acqua. Poi è un altro segmento, l'Industrial Specialties, che è focalizzato invece su additivi chimici speciali e non hanno invece una base d'acqua per questa gamma di applicazioni, che vanno invece da additivi polimerici a laminati e film e materiali e tecnologie emergenti. Gestisce anche un'altra divisione chiamata Adhesive Technologies. La società era precedentemente nota come Yule Cutto & Company PLC e ha cambiato nome in St. Omer PLC nel 2012. Che però è un'azienda molto antica, fondata nel 1863 e che ha sede a Londra nel Regno Unito. Al momento in cui sto registrando questo video ha 4.632 dipendenti, un margine lordo del 30,5% e un margine netto del quasi 9%. Ha una market cap di circa 1,75 miliardi di dollari. Al prezzo di oggi St. Omer ha un dividend yield del 9,6% e un rapporto di copertura sano del 2,5%. È un rendimento enorme che arriva sulla scia di un 2021 stellare. L'azienda infatti che produce prodotti come i guanti di lattice ha avuto delle possibilità di aumentare i propri guadagni durante la pandemia quando la domanda dei suoi prodotti è salita alle stelle. St. Omer ha registrato un utile ante imposte di 283 milioni di sterline nel 2021, più del doppio di qualsiasi anno prima la pandemia. Tuttavia il prezzo delle azioni è ora tornato a livelli prepandemici. Di conseguenza St. Omer ha un rapporto PE prezzo utili particolarmente basso che è di 4 al momento. Nonostante il prezzo in calo, le prospettive di questo produttore sono, secondo me, buone per quanto riguarda la produzione di polimeri. Alla fine di aprile, tra l'altro, St. Omer sembra aver dichiarato di aver fatto un inizio di anno molto incoraggiante, tra virgolette, con tutte le sue attività tranne con una che è in anticipo o in linea con le prestazioni del primo trimestre 2021. St. Omer non ha cambiato le sue prospettive per l'intero anno 2022 e il consiglio di amministrazione rimane particolarmente fiducioso che le recenti acquisizioni daranno i propri frutti. Hanno dichiarato ulteriormente di avere una comprovata strategia di crescita che contribuirà allo sviluppo del business nei prossimi anni. Tuttavia l'acquisizione e la nomina di un nuovo amministratore delegato, roba che è stata particolarmente recente, potrebbero segnare un periodo di cambiamento per il gruppo e questo potrebbe essere sì un vantaggio ma anche un periodo di sofferenza, soprattutto se uno dei maggiori prodotti in vendita, per cui la domanda di guanti in lattice, potrebbe diminuire se si attuano appunto le dinamiche del Covid. La seconda azienda è Step Cement. Step Cement Limited è una holding di investimento e le filiali della società sono impegnate nella produzione e vendita appunto di cemento, così come dice il nome. La società è anche un produttore di materiali che vengono utilizzati per le costruzioni in Kazakistan. Gli impianti di produzione di cemento dell'azienda sono costituiti da circa 4 forni che sono a umido e un forno a secco che hanno un'alta efficienza energetica. La società controlla anche altre aziende, fra cui la Step Cement SDN e la Step Cement Holding BV, che sono holding di investimento. Poi abbiamo anche la Mechanical and Electrical Consulting Services,
impegnata invece nella fornitura di servizi di consulenza, e poi la Central Asia Cement JSC, che si occupa della vendita di cemento. C'è la Calcement JSC, che si occupa di produzione di vendita di cemento, e anche la Central Asia Service LLP, che si occupa invece di distribuzione e trasmissione di elettricità. Questo è un business diverso da quello del cemento. Attualmente la società opera con 781 dipendenti e una market cap veramente irrisoria, 75,5 milioni di dollari, però ha un margine lordo del 46,12% e un margine netto interessantissimo del 16,45%. Pur essendo un'azienda con sede in Malesia, a Kuala Lumpur, e avendo il maggior business in Kazakistan, è invece quotata al London Stock Exchange al reparto AIM. Al prezzo di oggi Step Cement ha un dividend yield del 10,3%, un rapporto di copertura dei dividendi di circa 1,8. Ancora una volta questo è uno dei rendimenti da dividendi più alti di un titolo che viene quotato nel Regno Unito. Il pagamento del dividendo di Step arriva sulla scia di un anno molto positivo per i produttori di cemento che ha sede in Malesia ma prevalentemente lavora col Kazakistan. I ricavi per l'anno terminato, il 31 dicembre, sono stati pari a 36,1 miliardi di tenge kazake, la moneta kazaka, che valgono circa 61 milioni di euro, il 16% in più rispetto alla 30,96 miliardi di tenge dell'anno precedente. La forte performance è continuata dall'inizio del 2022 e Step ha registrato un fatturato per il momento di 6,3 miliardi di tenge kazaki nei tre mesi che sono terminati il 31 marzo del 2022, rappresentando un notevole salto rispetto allo stesso periodo del 2021. Il mercato immobiliare kazako dovrebbe raffreddarsi nel 2022 dopo essere arrivato vicino a dei picchi molto alti nel 2021, ma le tendenze del lungo termine sembrano positive per il mercato e per l'azienda. Tra l'altro l'ufficio del primo ministro kazako ha previsto una forte domanda di alloggi a causa sia della natura obsoleta delle abitazioni esistenti in Kazakistan, nonché di un aumento del tasso di natalità degli ultimi due decenni che è andato ad aumentare. Il governo inoltre vede anche l'edilizia comunaria per migliorare il benessere sociale e fornire nuovi posti di lavoro nel Kazakistan, che notoriamente non è una delle nazioni più ricche del mondo. Bene, fammi sapere nella sezione commenti cosa ne pensi di queste due aziende, piccole e pericolose, ma hanno dei business solidi e secondo me duraturi e fanno dei buoni margini. Mi farebbe molto piacere avere un feedback da parte di te, di tutti voi. Si impara sempre tutti insieme. Se il contenuto poi è stato di tuo gradimento, ti chiedo per cortesia di farmelo sapere, di farmelo capire con un bel pollice in su per l'algoritmo di YouTube, e se poi sei nuovo sul canale e non vuoi perderti assolutamente nessun video successivo, devi fare altro che iscriverti e cliccare la campanella delle notifiche, così tutti i nuovi video ti saranno notificati. Ti ricordo anche che puoi sostenermi anche con un caffè al mese, ma sia qui su YouTube con gli abbonamenti che anche su Patreon. Bene, anche per oggi è tutto e noi ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao!